Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. Siamo oggi in compagnia dei tre device dual core al momento disponibili in Italia, ovviamente manca il Motorola Atrix, per fare un test generale sulle performance e vedere le differenze sia dimensionali sia ovviamente di schermo. Abbiamo impostato su tutti e tre lo stesso sfondo. Ovviamente i launcher sono diversi. LG Optimus Dual in questo momento offre il launcher Pro con di base la ROM Cyanogen 7.1 RC. Il Galaxy S2 offre anche in questo caso launcher Pro con un tema Sense, e invece il Sensation ovviamente offre il classico, la classica interfaccia HTC Sense 3.0. Andiamo quindi a vedere le differenze. Impostiamo su tutti e tre la luminosità automatica in modo che si veda anche la differenza dei sensori ambientali. Quindi andiamo a impostare automatica su tutti e torniamo alla home. Ovviamente 4 tasti soft touch sia per Sensation che per Dual, 2 tasti soft touch con tasto fisico centrale per Galaxy S2. A livello di hardware troviamo fotocamera frontale per tutti e tre i dispositivi, processore dual core da 1.2 GHz Qualcomm, processore dual core da 1.2 GHz Cortex A8 Exynos, il nome in codice, processore da 1 GHz Tegra 2. 512 MB di RAM, 768 MB di RAM, 1 GB di RAM, schermo da 4.3 pollici QHD 960x540 pixel, schermo da 4.3 pollici WVGA, quindi 800x480 pixel, schermo da 4 pollici WVGA, quindi 800x480 pixel. Tutti e tre capacitivi, tecnologia Super Clear LCD, tecnologia Super AMOLED Plus e tecnologia LG, che risulta una via di mezzo tra il Super AMOLED Plus e il Super LCD di Sony. Quindi il display del Dual offre un'ottima resa cromatica e un ottimo contrasto, come avevamo anche visto nelle precedenti recensioni del Dual, appunto. A livello di organizzazione del menu, ovviamente abbiamo dei launcher alternativi, quindi non ci stiamo a soffermare. Vogliamo invece mostrarvi i benchmark e soprattutto la differenza di gestione della RAM. Apriamo su tutti e tre System Panel e come vediamo in questo momento, senza chiudere le applicazioni, lasciando le applicazioni aperte che abbiamo, troviamo su Sensation 128 MB di RAM libera, oltre 500 su S2 e 167 su Optimus Dual. Andiamo a chiudere tutte le applicazioni. Su S2 superiamo i 650 MB, quasi 660, su Sensation siamo a oltre 330 MB, su Dual a oltre 220, quindi una differenza di RAM importante. E come vediamo, Sensation, chiudendo tutte le applicazioni, deve andare a ricaricare completamente la home, cosa che invece Galaxy S2 e Optimus Dual non fanno, perché in questo caso la home rimane persistente all'interno del sistema e della memoria. Altra differenza è il display, non soltanto nei colori come abbiamo visto prima, ma anche nel tipo di multitouch. In questo caso in camera e comunque anche dal vivo risulta più luminoso e più appariscente il bianco del Galaxy S2, perché la luminosità automatica in questo caso risulta più luminosa rispetto agli altri due smartphone, ma in realtà poi i bianchi sono migliori, quindi più bianchi sui display LCD, mentre su S2 tendono leggermente al celestino. Andiamo a provare il test multitouch, che su Sensation si ferma a 4 tocchi, su invece Galaxy S2 e Optimus Dual riusciamo ad avere ben 10 tocchi contemporanei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Anche su Dual riusciamo tranquillamente a gestire, se riusciamo, 10 tocchi contemporanei. Il display è leggermente più piccolo, quindi abbiamo avuto un po' di difficoltà, ma comunque se li contassimo sono 10 tocchi simultanei.
Questo non vuol dire che i display di S2 o Optimus Dual siano migliori di Sensation, ma semplicemente la tecnologia utilizzata su Sensation risulta inferiore al numero di tocchi rispetto agli altri due smartphone. Ovviamente già 4 tocchi simultanei sono più che sufficienti per qualsiasi tipo di applicazione. Riuscire a fare più di 2 tocchi insieme anche con giochi particolari è abbastanza difficile, quindi 4 sono più che sufficienti. Andiamo a vedere il test AnTuTu, che è un test benchmark. Cerchiamo di farlo partire allo stesso momento su tutti e 3 i device. Non sarà semplicissimo. 1, 2, 3, ce l'abbiamo fatta. Su Sensation S2 siamo allo stesso pari, quindi 7% per entrambi. Il Dual con Cyanogen Mod 7, quindi una ROM modificata non ufficiale, sembra ci sia qualche piccolo problema nel partire. Vediamo se riusciamo a completare il test anche sul Dual. Sì, in questo momento è partito, quindi più lento in questa fase di test, appunto. Non ti vale. No, lì non vale. Che spada, ma spade. Ma lo sai lì? Ma che differenza di colori c'è? La modifica, parecchie differenze. Come vediamo, l'Optimus Dual, dopo un inizio un pochino più lento, è arrivato allo stesso identico pari nella prova probabilmente grafica e ha recuperato terreno sugli altri due. S2 è il primo a terminare il benchmark. Vediamo quindi i valori intanto di Optimus Dual, di scusate, Sensation Galaxy S2, RAM. Come vediamo vince S2, così come il processore, la CPU ugualmente vince S2, mentre andiamo a vedere la parte grafica 2D, la differenza è molto stretta, quindi 292 da questa parte e 297 su S2, e invece a livello di grafica 3D praticamente anche qui siamo molto, molto simili. Lo score totale quindi è decisamente a vantaggio di S2. Andiamo a vedere la differenza anche su Optimus Dual. Ricordiamo comunque che il display del Sensation ha una risoluzione maggiore, che quindi va a inficiare o comunque va a modificare sicuramente i risultati del test. Dual finalmente ha finito e troviamo dei valori a metà strada tra i due device, quindi S2 rimane il migliore, ma Optimus Dual sui test, almeno di RAM, risulta migliore di Sensation. Gli altri valori appunto li potete vedere, e lo score totale è 5079 contro i 4500, ma ricordiamo che appunto la risoluzione dello schermo è maggiore su Sensation. Dunque tre device assolutamente interessanti, top gamma del momento senza ombra di dubbio, tre device estremamente completi che offrono un'esperienza decisamente diversa da un punto di vista della personalizzazione grafica. Ora in questo caso abbiamo una ROM modificata su Dual, ma in realtà il TouchWiz del Galaxy S2, la Sense e il TouchWiz modificato dell'Optimus Dual sono tre esperienze molto molto diverse e che comunque, essendo Android, possono essere personalizzate come abbiamo fatto noi in qualsiasi modo e in maniera estremamente semplice e molto spesso gratuita. Andiamo a vedere l'ultimo test, quindi quello del browser internet. Andiamo ad aprire la stessa pagina su tutti i device. Apriamo la Repubblica per comodità. 1, 2, 3. Ovviamente i tre device offrono una visualizzazione diversa, in quanto Sensation in questo caso ha aperto la pagina in versione desktop, Dual uguale, mentre Galaxy S2 rimane in versione mobile.
andiamo a vedere la versione classica anche su Galaxy S2. Ovviamente apriremo una nuova pagina per visualizzare anche la velocità di caricamento. Come vediamo, lo scroll su questa pagina è molto buono su tutti i device. Galaxy S2 risulta sicuramente il migliore, anche perché appunto da un punto di vista browser internet al momento Galaxy S2 risulta quello con la migliore fluidità. Proviamo a cliccare la stessa news. Come vediamo, il caricamento è veramente rapido su tutti e tre, non ci siamo resi conto esattamente di quale telefono abbia finito prima, ma il caricamento è stato veramente analogo su tutti e tre i device. Vediamo che il Sensation ha il reflow del testo, quindi il testo, come zoomiamo la pagina, si modifica alla dimensione della nostra zoomata. Questo non accade su S2 e Dual, ma dovremo fare un doppio tap per avere poi il reflow del testo, che può essere settato dalle impostazioni. In questo caso su Dual è già settato, su S2 va appunto inserito all'interno delle impostazioni del browser internet. Per questo confronto con i dual core di punta al momento disponibile in Italia è tutto. Un saluto a tutti i lettori di HDBlog da iNicolò. Che ore sono? 19:20, no? Non sai se hanno un legge. Mai altro. Moni. Via. Vai. Faccio un mal troppo.